amiche e cari amici della Biblioteca Bertoliana, oggi voglio raccontarvi una storia che ho raccontato in questo piccolo libro Per un pugno di idee, storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita. Una storia molto attuale, è la storia di come imparammo a disinfettarci le mani. La storia nasce a metà 800 a Vienna, quando un giovane medico, Ignaz Semmelweis, di origine ungherese, arriva nella clinica ostetrica dell'ospedale universitario, un importante ospedale universitario, e qui rimane subito scioccato da un dato drammatico, dalla quantità di partorienti che muoiono nel corso o in seguito al parto. Un numero che in alcuni ospedali addirittura arrivava al 30%, pensate. Ma nessuno ha una spiegazione per questo drammatico fenomeno, nemmeno Semmelweis. Si parla di miasmi, si parla addirittura della tensione psicologica legata al parto, ma nessuno ha una spiegazione. Finché un giorno un collega di Semmelweis, Kollecka, si ferisce nel corso di un'autopsia e muore, e le analisi mostrano fortissime analogie con le puerpere decedute. Allora che cosa fa Semmelweis? Gli viene l'idea di confrontare i dati sulle morti delle partorienti tra diversi padiglioni dell'ospedale, padiglioni in cui gli stessi studenti di medicina facevano al tempo stesso autopsie e assistevano le partorienti, e altri in cui si formavano solo le ostetriche, e vede che dove si fanno le autopsie le morti sono molto più numerose. Allora che cosa fa? Introduce un'innovazione semplicissima ma potentissima, una disinfezione delle mani a base di cloro per i medici. Questo fa crollare immediatamente il numero dei decessi. I medici però fanno molta resistenza, primo perché non si capisce bene il perché funzioni, e poi perché questo giovane è appena arrivato, come si permette di dire che siamo noi, addirittura noi che curiamo, a portare la morte? E la carriera e la vita di Semmelweis sarà poi purtroppo drammaticamente segnata, tanto che finirà la sua esistenza in manicomio. Quindi una innovazione piccola, ma dall'impatto potentissimo, di fronte alla quale ci fu una grande resistenza, soprattutto dal punto di vista culturale, del cambiamento delle proprie abitudini. Un'innovazione che ha salvato milioni di vite, tranne forse, purtroppo, quella dello stesso innovatore.